Solo. Sicuramente amici avete riconosciuto il personaggio che è accanto a me, ma prima di presentarvelo ufficialmente voglio accoglierlo a modo suo. Poi all'improvviso da Dado venivo rapita. Ciao Dado, benvenuto su Blu TV. Il nostro programma è C'è un pacco per te. Bene, ecco, dopo le auto blu anche la TV blu fa piacere. Anche qualcos'altro c'è blu, no? L'acqua, no? Non no, è ma blu. Dico, è privata la TV, quindi insomma non è pagata dai contribuenti. No. Ah beh, allora siete una delle tante cose blu privatizzate, autonome. Siamo dipinte nel blu. E quindi devo dire che prima di fare questo lavoro neanche lavoravo, rubavo. Rubavo biciclette, poi un giorno ho rubato una cicletta, mi hanno preso. E allora ho deciso di mettere la testa a partito e a pensare e mi sono dedicato ad altro. Ho fatto altri lavori nella vita. Parlando di pacchi, visto che il nostro programma c'è un pacco per te, prima di iniziare a parlare dei tuoi progetti e tutto il resto, ma con l'anno nuovo, anche con quello passato, pacchi ne hai tirati, ne hai presi, come sei messo a pacchi? Beh, ma io mi occupo di teatro, quindi insomma c'è. Che pacco si può prendere a teatro? Una serata. L'unico pacco è meteorologico. Ho lavorato come sarto, ma non avevo la stoffa. Quindi, parlando anche del tuo spettacolo, il nome del tuo ultimo spettacolo è appeso ad un file, vuoi parlarcene? Sì, è una riflessione su una generazione. Che è quella che sta vivendo questo periodo storico, che vive attraverso i social network, attraverso il multimediale, i telefonini, i siti web. Ho lavorato come autista, ma non riuscivo a ingranare. Quindi spesse volte capita che se non ti funziona un computer ti senti isolato dal mondo. Ho lavorato in una lavanderia. Poi mi sono ritirato. Quindi insomma è una riflessione su questi tempi moderni e su questa generazione che sta vivendo solo ed esclusivamente conoscendo questo tipo di linguaggio e non altri. Ho lavorato come assaggiatore di fagioli, poi ho mollato. Vediamo sempre comunque molto brillante, cioè sul palco di Zelig ti abbiamo ammirato tutti, anzi abbiamo cercato anche di copiarti, molte volte sotto la doccia uno si fa il tormentone così. Sì, nel frattempo cambiano anche le canzoni, cambiano le canzoni stesse, diventano tormentoni e quindi il tormentone stesso del periodo a me magari sotto la doccia appunto mi viene da cantarlo, ma cantarlo come l'avrei scritto io, tipo la canzone che ha avuto tanto successo l'anno scorso, io la canto spesso così. Sincerità, per un'acqua risa me devi pagare, però prima me devi far imbriacare con mezzo litro di vodka. Brum. E qui ci scatta l'applauso, giusto? Siamo in pochi in questo momento, però è come se ti fosse arrivato questo grande applauso dei nostri amici di Blu TV. Beh. Ora, prima di salutarti voglio anche sapere, conoscerti più profondamente, ma gli hobby di Dado? Beh, per adesso il lavoro, che era prima un hobby, suonare, cantare, è diventato un lavoro, quindi a maggior ragione deve essere fatto cercando di appagare tutte le aspettative che poi quando vai in televisione vogliono la puntata e la puntata va scritta e se non c'è chi la scrive non c'è sta manco il lavoro, quindi insomma è una continua messa alla prova della scrittura comica e deve essere sempre meglio, sempre sorprendente, non bisogna mai abbassare il tono, il tiro, quindi è un bel lavoro che ha delle grandi responsabilità, non vedo l'ora di finirlo. Oh,
Ho capito. Bene, Dado, a noi è fatto molto piacere, come a tutti i nostri amici, vederti qui innanzitutto nel nostro programma, che c'è un pacco per te, lo sai, perché anche per te poi ci sarà un pacco molto interessante. A proposito, cosa vorresti trovare in questo pacco? Beh, essendo oggi la sera della Befana, una calza. Una calza per rispettare la tradizione, così dentro il pacco si ritorna alle origini. Io ti ringrazio, Dado, ciao a tutti i nostri amici e ricordatevi, il nostro Dado all'improvviso mi ha rapito. Ciao Dado, grazie. Ciao ciao. Il lavoro che ricordo più volentieri è quando ho fatto il dipendente del WWF a Roma, via del Babuino. Pensavo, vabbè, sarà una coincidenza, se non che io andavo a lavorare con lo scarabeo. Ho detto seconda coincidenza. E mentre andavo a lavorare a Roma al WWF a via del Babuino con lo scarabeo, è passata una donna con la coda da cavallo che guidava una panda. E ho detto, qui gatta ci cova, perché a Roma al WWF a via del Babuino passa una donna con la coda da cavallo che guida una panda mentre io vado a lavorare. Questa donna ha tamponato un'altra donna col vitino da Vespa, che aveva anche le zampe da gallina. L'ha tamponata perché andava lenta come una lumaca, la macchina si è aperta in due come una cozza, e ci è voluto un coraggio da leone e pure un piede di porco per toglierla dalle lamiere. Appena uscita tutta inviperita, ha detto, porca vacca, ma che non ho mai vista a zoccola. Per fortuna che è arrivata la pantera della polizia e la gazzella dei carabinieri. Mancava solo il gatto delle nevi e l'uomo ragno, e poi c'erano tutti.